a tutti, benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video acquisti, tutto sul make-up, beauty e accessori, quindi questa categoria qua. Ho comprato alcune cosine già da un po' di tempo, alcune, altre sono più recenti e quindi in questo video vado a farvele vedere. Mi scuso se per caso la luce andrà e verrà, ma ogni tanto passa della gente fuori dalla finestra e ho notato che oscura un po' la visuale. Ma vabbè, non di tanto, dai. E nulla, quindi speriamo che non succeda. Parto dalle cose beauty, che sono maschere. Allora, per chi mi segue su Instagram, che sono sara-magic15, avrà visto che qualche giorno fa sono andata da Primark per la prima volta, quello che ha aperto a Torino. Però non è proprio a Torino, è a Grugliasco. Ci vuole un attimo da Torino, però siccome ero insieme a un amico, aveva la macchina, ne ho approfittato e siamo andati a farci questo giro. Ovviamente mi sono innamorata di Primark, perché si sa chi è che non ama Primark, e ho comprato alcune cosine. Allora, ho comprato delle maschere e poi ho comprato alcune cosine che vedrete in un altro video perché non sono della parte beauty. Allora, mi incuriosiva questa maschera che l'ho pagata 90 centesimi all'Albicocca. È vegana, quindi super approvata, naturale, vegana, eccetera. E nulla, c'è scritto, vediamo un po' se c'è scritto, dovrebbe essere una maschera nutriente, da quello che ho capito. Ora, qua dietro c'è tutta questa scritta e davanti è scritta in inglese. Comunque c'è apricot più niacinamide e eau de glacier. Comunque sì, è una maschera rinfrescante e nutriente. Mi ispirava e quindi ho preso questa qui così. Poi ho preso questa che è una maschera idratante all'acqua di rosa ed è fatta così, sempre a 90 centesimi. E poi a 1,30 euro ho preso questo, praticamente è guava più vitamina C più ferulic acid. Praticamente ci sono un po' di cosine e questa non so bene che cos'è, perché dovrebbe essere tipo illuminante, penso, perché quando c'è la vitamina C. E il packaging è questo qua ed è davvero molto carino. Questa costava un pochino di più perché veniva 1,30 euro, ma comunque sono prezzi veramente buoni. Anche questa è vegana, sì, assolutamente, a vegana e cruelty free, quindi approvatissima. E niente, mi piacevano i packaging e ero curiosa di provarle e le proverò. Non vedo l'ora di provarle. Poi invece nei supermercati ho trovato questa della Garnier per le labbra. Allora io non so se si nota, ma ho delle labbra morte praticamente. Anche qua sopra hanno un po' di crosticine, fanno malissimo tra l'altro. Nonostante io vada a idratarle con di tutto e di più, cose naturali, burro cacao, maschere, ne ho provati 2000, però è proprio così, si vede che in inverno succede. Ho detto questa non l'avevo ancora provata, adesso la provo. Si chiama maschera rimpolpante 15 minuti in tessuto, effetto idratante labbra. Speriamo in bene, perché quando ho letto rimpolpante subito mi ha dato l'idea di quelle che pizzicano, però poi c'è scritto che è un trattamento idratante, io penso che non andrà a pizzicare. Maschera labbra rimpolpante, la prima maschera in tessuto che ripara le labbra. Quindi ripara le labbra. Infusa con trattamento idratante labbra in 15 minuti, le labbra appaiono idratate, morbide, lisce e più rimpolpate. Provala in inverno anche prima di mettere in rossetto e ridratare le labbra dopo aver usato la mascherina. Io spero che me le aiuti veramente, la devo assolutamente fare perché queste labbra non ne posso più. Poi a 99 centesimi in un negozio ho trovato questi dischetti occhi, praticamente quelli da mettere qua sotto, e li ho provati a prendere. C'era anche giallo, se non mi pare, se non mi sbaglio. E uno è Pink Grapefruit, vitamina C e gli acido ialuronico, questa qua. E l'altro è aloe vera, ialuronico e vitamina E. E sono questi due patch così, uno azzurro e l'altro rosa fucsia. La marca è nuova, ho visto che è una marca nuova e si chiama Yeauty. Non lo so. Non lo so, secondo me sono buone, ho visto qualche
qualche recensione, appunto un energizzante e l'altra idratazione profonda. E questa era la parte, diciamo, delle maschere. Ora passiamo agli accessori, visto che ne ho solo due. Allora, questo è un fermaglio che ho preso in una bancarella per capelli. Mi piace tantissimo il colore, guardate che bello che è. Stupendo. In pratica ha questo fiore blu e il resto è tutto tipo dorato, barra tipo ottone. E niente, mi piaceva veramente tanto, anche se c'erano molte, molte colorazioni. Veramente, veramente carino e nulla, per 1 euro ho detto lo prendo. Poi io non li uso tantissimo questi fermagli, se non magari in cerimonie o queste cose qua, mentre mia mamma, avendo i capelli più corti, li usa, diciamo per fare tipo la coda, perché a me la coda non sta, avendo tanti capelli con questi qua. Invece ne ha pochi, tira su e punta lì. Poi, per rimanere in tema di cose carine, ho trovato gli scrunchie della Disney. E quando li ho visti, boh, mi si è aperto il mondo. Ovviamente non c'era Jasmine, ma ormai lo sappiamo. Ho preso questo delle Disney Princess e praticamente è questo bellissimo colore rosa, un po' salmone, un po' così. E come principesse sopra ha Tiana, Belle e Rapunzel, ovvero quelle che ci sono qua. È veramente molto carino, io non vedo l'ora di usarlo. Questi li uso soprattutto in primavera e estate, un po' perché danno colore, mi piacciono, e un po' perché magari anche facendo lo chignon si abbellisce con questi intorno e mi piacciono. E poi l'ho preso di Minnie, guardate che carino, veramente carinissimo. Ce n'erano due di Frozen che erano molto carini, uno era arcobaleno con Anna e Elsa. E l'altro invece era azzurro con Anna, Elsa e Olaf. E mi piaceva quello tipo arcobaleno così, però alla fine ho scelto questi due qua, venivano tipo 2 euro l'uno, che è anche parecchio per uno scrunchie, però sono della Disney ufficiali perché hanno anche il tagliandino e quindi ci sta, dai, poi erano carini e dovevo tirarmi un po' su di morale per una serie di eventi che erano successi. Comunque, questa è un'altra parentesi. Ora vi faccio vedere invece delle cose che ho preso già tipo un mesetto fa. Allora, ho trovato il labello lei di Ariel. Io vado matta per queste cose, lo sapete, limited edition, eccetera. Allora, se vi ricordate, io avevo preso quello di Jasmine, che in questa edizione hanno fatto Jasmine, e lo sto anche usando. Non è il massimo, nel senso che è molto buono il profumo, come idratazione più o meno. Come colore, non colora, anche se c'è scritto che un po' dovrebbe colorare, e non lo so. Questo dice 24 ore di idratazione, Cherry Shine, però io per ora non lo apro, per il semplice motivo che non lo sto utilizzando, cioè ne sto già utilizzando altri, quindi non vado a aprirne un altro. Questo si chiama Cherry Shine, quindi secondo me questo un leggero colorino rosso lo dà. Scusate se ci sono urla, ma ci sono i bambini che giocano in cortile, quello che vi dicevo all'inizio. Poi ho preso da She Glam, questo già un bel po' di tempo fa, questa palettina. Se vi ricordate, l'avevo presa dello segno dello scorpione, mi piace un sacco il packaging, mi fa impazzire. Adesso l'ho presa nel segno dei pesci, non è il mio segno e non è neanche un segno che adoro, sinceramente. Scusatemi, persone dei pesci, non sarete tutti così. Ma io ho conosciuto parecchie persone dei pesci e proprio non c'è compatibilità con me. Non ci stiamo simpatiche, mi viene sempre da ridire, da litigarci e quindi non è un segno con cui vado a genio, secondo me. Però come colori superbi, bellissimi, tutti sui toni del Tiffany, dell'azzurrino, del verdino, eccetera. Adesso ve li faccio vedere. Allora, la palette è così bellissima. Sembra quasi una carta di tarocco oppure una vetrata, non lo so, un po' lucidina. E dentro, adesso devo tenere la cartina, guardate che meraviglia. Cioè, non c'è un colore brutto, sono tutti bellissimi. Soprattutto questi qua, della parte di qua, mi piacciono moltissimo. E nulla, siccome c'erano gli sconti, erano super offerta, mi pare che erano 6 euro, li ho pagati 2,99 o 3,99, una roba del genere. E niente, questa palettina qua. Poi ho preso tre matitoni della Sibella.
Allora, mi hanno diciamo sorpreso perché io avevo preso un matitone di questi bianco tantissimi anni fa, ma veramente tanti tanti, perché volevo farlo tipo fondotinta quando ancora non sapevo che c'era il fondotinta bianco, quindi ero proprio una ragazzina, ma mi ero trovata malissimo, cioè non colorava niente. E combinazione volevo un matitone tipo ombretto in crema blu perché mi piace molto come base, e quindi ho detto vabbè. Mi ricordo che non erano un granché, però prendiamolo, ho trovato questo e invece mi è piaciuto un sacco, quindi o era vecchio, non aveva la qualità di adesso, hanno cambiato formula, non lo so, comunque mi sono trovata super bene e quindi ho preso questo bellissimo blu e questi due bellissimi colori, ovvero verde chiaro e verde scuro. Ve li faccio anche vedere di così. Questo è lo scuro e questo è il chiaro. Vedete che carini, un po' metallizzati, metallici, e mi piacciono un sacco, quindi sono strafelice di questo acquisto. E per finire, ragazzi, questi qua, ovvero ombretti di Wine. Questi anche li ho presi tipo a Natale, sotto quel periodo lì, perché voi sapete che io adoro gli ombretti in cialda singola, più delle palette, anche se ultimamente ho rivalutato anche le palette. E quindi ho preso questi colori che mi piacevano un sacco. Questo è il numero 11 di questa linea ed è un colore tipo blu-violetto, blu-lilla, ecco. E mi piace moltissimo e non ce l'avevo perché poi sono andata a guardarmi perché da Winnie nel 2020, quindi un po' di tempo fa, avevo fatto già un ordine, quindi ho detto non è che poi li compro uguali e invece no, erano diversi. Questa della versione Satin 02, che è un bellissimo nude dorato, quindi molto molto quasi un illuminante sembra, molto carino. Poi il numero 30 della linea Metallic, e ho preso questo bellissimo blu. Può sembrare simile al primo, ma come vedete è diverso, cioè nel senso questo è questo tipo di blu e questo è quest'altro, quindi sono diversi. E niente, mi piaceva molto, bello, un bel blu, sempre blu perché mi piace l'ombretto blu, questo qui, questo è leggermente più scuro dell'altro, cioè più chiaro dell'altro forse, 0,29, quindi vedete sono 29,30, sono molto simili ma non uguali, questo è un pochino più scuro, questo è un pochino più chiaro. E per finire un colore che io uso tantissimo in estate, inverno, primavera, tutto l'anno. Ed è questo, il numero 13 olografico verde. Io lo chiamo il mermaid perché ho una cialdina della Essence che non è proprio così, eh. Questo è proprio più sul verde, l'altro è un po' più sul verde acqua, un po' più diverso. Che proprio c'è scritto numero che ne so, 10 mermaid. Io li chiamo così da quel momento lì e nulla, mi piacciono un sacco. Questi ombretti di Winnie hanno una gran qualità. Sono cruelty free e insomma hanno tutte le varie belle proprietà e in più costano veramente poco perché in saldo mi pare che li ho pagati perché c'era qualche offerta sotto Natale mi sembra da 1,20 euro a 1,50 euro l'uno, quindi veramente poco e hanno una gran qualità, una grande resa. Solo un tipo non riesco tanto a utilizzarli e se non sbaglio sono i non mi ricordo se sono quelli, non mi ricordo più il nome. Comunque, quelli molto glitter, ecco, quelli tanto glitterati, che sono sia metallizzati ma anche glitterati tanto, perché mi danno un po' fastidio all'occhio. Se no, tutto il resto li uso senza problemi. Bene, ragazzi, questo era il video di oggi, il mio video haul di cose carine e make-up e beauty, eccetera. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un grosso bacio e alla prossima. Ciao a tutti!